Siamo ora col presidente della Coldiretti provinciale di Pesaro, della provincia di Pesaro Urbino, Di Sante, che è anche un produttore. Ecco, prima con il capitano, con il luogotenente, abbiamo parlato dell'aspetto repressivo. Qui con voi invece penso che possiamo parlare dell'aspetto preventivo, cioè l'etichettatura dei prodotti. Ecco, ci dica un po' questa etichettatura dei prodotti, come sta funzionando e cosa c'è per il prossimo futuro per garantire sempre di più il nostro Made in Italy? Certo, la tracciabilità è una cosa che come Coldiretti abbiamo voluto da diversi anni e ci stiamo battendo per averla in tutti i prodotti di fatto. Bovimarchi potrebbe essere un esempio, no? La carne bovina aveva una tracciabilità con un software che andava a portare fino al bancone carne della distribuzione la tracciabilità, quindi bovino nato A, macellato A, per dare garanzia al consumatore finale. Vuol dire che dal patto col consumatore dal 2000 che sta provando di mettere in piedi questa cosa in maniera anche con manifestazioni a volte, no? La manifestazione del Brennero che abbiamo ottenuto a Natale. E perché? Perché il consumatore finale, non siamo proibizionisti, il consumatore finale deve essere messo in grado di poter scegliere sullo scaffale quello che è il prodotto italiano o quello che è il prodotto che proviene dall'estero, che come abbiamo visto con i NAS, insomma, hanno controlli e legislazioni decisamente diverse dalla nostra. È chiaro che anche noi come imprenditori vorremmo una lieve sburocratizzazione, una semplificazione di certi controlli, però i controlli li vogliamo, che siano fatti in maniera magari, ripeto, più facile per le imprese perché cominciano ad essere un balzello, ma che siano utili anche per il consumatore finale. Quindi la trasparenza, la rintracciabilità su tutti i prodotti sicuramente un valore aggiunto, perché l'italianità e l'italian sounding è veramente un valore aggiunto all'estero e ci stanno rubando di tutto. Certo. Dal parmigiano come parmesan a tutti gli altri prodotti, ai kit per fare il vino, al salame Milano fatto al Wisconsin o tutte le altre produzioni che rubano 60 miliardi di euro di fatto di valore aggiunto per l'Italia. Quindi cerchiamo di arrivare fino al consumatore finale con una trasparenza vera e con un'etichettatura vera e reale, magari anche più facile, non con mille cose scritte, perché di fatto anche la massaia che va a fare la spesa si trova in grande difficoltà, ma con grande trasparenza. Quindi mi sembra di capire che oltre al consumatore questo discorso, per cui anche il consumatore deve essere molto più attento, però è un discorso fatto anche al produttore, nel senso che la figura del vecchio contadino ormai non c'è più, cioè qui ci vuole un produttore agricolo al passo con i tempi, dico bene? Sì, i nostri sono veramente imprenditori agricoli, cioè di fatto c'è la tradizione e siamo legati alla tradizione del vecchio contadino, come diceva lei, però c'è comunque sia un'evoluzione delle cose. L'agricoltura adesso con la multifunzionalità è in grado di dare veramente tante cose alla società. Parliamo di, dall'agriturismo è stato il primo esempio, no? Di somministrazione di cibo, di aziende agricole che producono i prodotti nelle proprie aziende. Ma adesso parliamo anche di agrisociale, di fattorie sociali, di fattorie didattiche che portano in azienda le scolaresche e quindi cercano di educare i bambini e fanno toccare con mano i bambini ciò che si fa nell'azienda agricola. Questi passaggi sono dei passaggi veramente educativi e quindi tutto questo può sicuramente portare alla consapevolezza e al rilancio dell'italianità, che non è un valore aggiunto solo per il Made in Italy agroalimentare, ma un valore aggiunto per tutte le filiere, perché l'Italia deve passare nel rilancio di questa economia attraverso, grazie anche all'agricoltura, al turismo, all'arte, e l'agricoltura ha un ruolo fondamentale in questo, perché l'enogastronomia adesso viene vista nel mondo in maniera veramente importante. Una vera branca della cultura. Esatto, una vera branca della cultura, quindi abbiamo dei valori veramente forti che nel mondo ci riconoscono, dobbiamo essere bravi a valorizzarli, a portarli al centro dell'attenzione del consumatore e dei mercati con le etichette giuste per far vedere il tricolore come valore e non farci rubare quel tricolore che il resto del mondo ci sta rubando, creando del valore aggiunto fuori dall'Italia, quindi un controsenso grosso. Grazie mille. Grazie.